Canzone, cerca di seguire.
Allora faccio l'ultimo brano e poi domani sera ci vediamo lì fuori. Per ballare, per divertirci, per fare richieste, eccetera, eccetera. Ah, dai, okay. Domani. Domani si salta. Sì, mi sa che ci siete pure voi, no? No. Domani sera, ci siete pure voi. Ma che si fa? È stato? Che è tutt'altro? Ti balla domani sera. Tutto quello che vuoi. Io sono rimasta al ballo della Mattonella. Ma che parliamo di Mattonella. Non è l'ultimo, eh? Qualche richiesta? Tiziano Ferro, io troppo buono, conosci? No, è vero, faccio quello. Sì, ho vinto. A me piaceva l'ultima notte. C'è la cantanata. Già è difficile. No, già è difficile la cantanata. Questa qui ci riesco. E ho la cantanata. Ci chiameremo ancora due giorni per portare la prevenzione. Allora, salutiamo l'assessore Voglio spiegare semplicemente che stasera diciamo che esatto, parte l'edizione di Sant'Anna 2014, per cui abbiamo degli impegni anche a sia volte. Io vi saluto, vi ringrazio ancora e buon proseguimento. Buona serata. Allora Rino è pure della Terminide, canta la canzone e dopo prendi. Ti lascio a Giorgio Grazie. Anche voi, Come dicevo, in questo libro che troverete qui, che potete prendere come copia omaggio, a pagina 117 ci sono alcune pagine, potete prenderlo, che parlano diciamo di questa mia persona, che tra l'altro ha anche una valenza artistica. E questa sera, in questo momento, potete prenderli. Vi regalo un brano, una canzone, visto che gli amici delle Noise me l'hanno sempre richiesto e non l'ho mai fatto. Quindi vi regalo questo brano con la passione e il successo che è la contraddistinta degli anni passati. Prego. Sì, ok, diciamo un po' di così. Se il giorno posso non pensarti, la notte vale tutto te, e quando infine spunta l'alba, c'è solo vuoto intorno a te. La notte tu mi appari immensa, non tento di afferrarti, fermarti di verdi a tormentarmi. La notte tu mi fai impazzire, la notte mi fai impazzire, mi fai impazzire.
maestro Antonio. Grazie, grazie. È sempre un onore quando il direttore si mette a cantare, perché poi ci dà delle espressioni su questa canzone. Dunque, allora, adesso è il momento di fare questa donazione, Vincenzo, vero? Abbiamo, come ringraziamento per la collaborazione didattica, per la realizzazione grafica di questa copertina del cinema musicale, al preside che è il professor Antonio Cesareo. E chi consegna? Andiamo ragazzi, che lo consegnate voi al preside, grazie, e al vicepreside che è la professoressa Alda Seminara, e ancora alla professoressa Rosalia Ferraro, le consegnerete voi, alla professoressa Carroccio Elisa, e ancora al professor Enzo Sarria, e Dulcis in fondo la professoressa Carla Miceli. Quindi ringraziamo i ragazzi di Torrenova che hanno degnamente rappresentato la casa della cultura Lenois di Ischia. Poi questo gemellaggio che nascerà porterà sicuramente delle nuove amicizie, dei nuovi confronti e un'arte e una cultura che abbraccerà nuovi meandri. Ripasso a Vincenzo. Grazie Guerino. Sedermi sulla riva della spiaggia sera, guardare il mare di Ischia tingersi di rosso, tornare con la mente ai grandi amori antichi, un po' lentino sottovoce intona un ritornello, lasciarmi dondolare da ricordi ed emozioni e scrivere di nuovo le poesie di un tempo, fin quando amore batte nel mio petto, rapito dai begli occhi della fata mia, comparsa dietro al lume di una candela fiocca, e prato già fiorito del ristorante indiano. Oh oh, cocchi e cocchi, oh oh, Luciana mia. Oh oh, cocchi e cocchi, oh oh, Luciana mia. Domani fuggiremo sul mare in aliscafo, costeggeremo spiagge baciandoci d'amore, il vento nei capelli, il sole sulla pelle, promesse e giuramenti di non lasciarci mai. Sarò felice, tu la mia regina, Ischia per noi è la terra dell'amore, eterna giovinezza, passione, mito, e tu per sempre mia, sempre mia, e poi di nuovo ancora al lume di candela sulla piscina esotica del nostro piano bar. Oh oh, cocchi e cocchi, oh oh, Luciana mia. Oh oh, cocchi e cocchi, oh oh, Luciana mia. Se oggi mi abbandono tra le tue braccia, tu non vorrai fuggire dai miei abbracci. Mariella, Mariella, Gisella, Gisella, Tecla, quanto sei bella, Tecla, quanto sei bella. E poi domani saremo uniti nelle stasi di sesso con tanto amore. Mariella, Mariella, Gisella, Gisella, Tecla, quanto sei bella, Tecla, quanto sei bella. Purtroppo io sono amata,
maschio e tu femmina, e il mondo non accetta strane unioni. Mariella, Mariella, Gisella, Gisella, Tecla, quanto sei bella, Tecla, quanto sei bella, Tecla, quanto sei bella. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Lo facciamo lei. Lo facciamo un'intervista, eh? Ecco, sì. Per lo spazio lettura di Marina De Caro vi leggerò un brano di un racconto di Bruno Mancini. Il libro di Sonia, Ischia, 1985. Da capitolo sesto. In questa notte, alba, giorno, il percorso delle nostre vite, il nostro viaggio, il tragitto del nostro amare, quasi mi appare traslato nei suoni del convoglio che ci trasporta, seguendo un lento percorso, sinuoso, per coste scoscise, su mari e monti di borghi antichi siciliani, in un tratteggio, intrepido, dell'orlo del baratro ove stratificano ginestre, fiore amato dalla mia donna, irraggiungibili. Suoni ripetitivi ma determinanti, suadenti, monotoni ma rassicuranti, come fumosa introduzione di un contrabbasso, dalle corde tenute ferme per esaurire le note al limite dell'ultima vibrazione. Intimismi che Sonia, avvicinandosi alla stazione di arrivo, decide di interrompere. Squillo non è il titolo di un nuovo bestseller di preziosi consigli all'ultimo grido in fatto di bonton della cortigiana, no, è la domanda che mi facevo uscendo dal bagno. Quell'uomo, entrato da poco, stava nudo e sdraiato sul letto. Mi squadrò a lungo, e piedi in su, fermandosi al seno. Poi nuovamente il suo sguardo ridiscese. Se avessi gli occhi storti ed un presbitismo da fare invidia di una scimmia, neanche gli importerebbe, pensavo. Avvicinati, disse. Avvicinati, vieni più vicina, dicevi anche sempre tu. Più vicina di così? E ridevo forte. Più vicina, ripetì. Sì. Anche tu sempre, nessuna lusinga, nessun preambolo, ogni volta la medesima richiesta, senza Maria, anche tu. Tu mi guardavi e sapevi che anche se mi fossi ficcata nella tua carne, sotto la tua pelle, nel tuo sangue, sarei rimasta inevitabilmente lontana, chiusa nella mia cocciuta freddezza, col mio sorriso di tanto.
tutto questo lo sapevi. Eppure, fu proprio quell'eppure a stimolare la tua costanza, la tua adesione disarmante, a costruire le premesse per la frase che mi ripetevi ossessivamente. Ti amo, ti amo, dimmi che mi ami una volta sola. Io non t'amai mai, ma a volte mi capitava di pensarti intensamente ed allora ti spiavo. Mi piaceva guardarti mentre non ero vista, scendere dalla macchina, aprire il cancello di casa che ti inghiottiva in un groviglio di piante. Allora restavo a fantasticare e seguivo con la mente tutte le tue mosse. Apri la porta, ora si toglie il giaccone, va verso il soggiorno. Era una sensazione fantastica. Mi sentivo furtiva, la donna dei tuoi momenti, del tuo tempo, anche della tua vita, anche della storia tra di noi che avevo inventata oscura, nascosta. E così anche Gino l'avevo inventato io. Sono sempre stata incline a certi amori bovaristici, magmatici, intricati. Il gusto del tradimento mi esalta. Se non ci fosse stato, se quella storia fosse nata realmente, così come d'altronde era possibile che si sviluppasse, non mi avrebbe interessata per niente. E già ormai facevo di tutto per non cambiarla. Una felice notte. E poi quando arriva la versione è sempre eccezionale.